Hello, boys and girls, and welcome to Suplex City, bitch! My name is Philly. I love piaci e schiaffi. Che spiace e che non ha perso. Vista spettacular! Attenzione subito, film deciderati! Mamma mia! Pupugni! Attuale! Chi va tu? Ciao fans della WWE, io sono Maxis Awesome 92 e sono qui per presentarvi l'ultimo epocale scontro tra la WWE e la MGW. Ma partiamo dall'inizio, il perché di tutto questo. Vince McMahon ricevette una lettera, il mandante, sconosciuto, si definì capo di una federazione non ancora conosciuta e che a suo dire lo sarebbe stata presto. Ed offrì al signor McMahon la possibilità di far lottare uno dei suoi migliori e viceversa. Ovviamente accettò, sentendo profumo di denaro. L'uomo scelto da Vince fu l'over the top Alex, e l'esito del match lo sapete tutti. Nelle settimane seguenti questa federazione, che ancora non aveva nome, diede non pochi problemi alla WWE, asfaltando fisicamente e distruggendo il morale dei suoi lottatori. Vince non reagì bene a tutto questo, tant'è che organizzò una spedizione punitiva con a capo Hunter. Diciamo che non fu un vero e proprio successo, partirono con l'intento di punire, ma invece i rivali ottennero un bel souvenir di nome The Miz, che poi però venne liberato. Con il passare del tempo, i principali lottatori della WWE cambiarono atteggiamento. Alcuni in positivo, rafforzando il corpo e la mente, mentre altri decisero di allearsi alla rivale NGW, come l'Over the Top che, alleandosi con la federazione rivale, creò non poco sgomento ed incredulità tra le superstar e il pubblico. Ed è proprio in NGW dove vinse il titolo mondiale, sconfiggendo l'allora campione Suicide. Ma il tradimento di Alex era tutta una messa in scena orchestrata da Triple H per scoprire l'identità dei misteriosi avversari. Robe che neanche l'Higher Power! Alex riuscì a completare la missione, in parte, scoprendo nomi di tantissime superstar, tra cui CM Punk, che si pensava proprio essere il capo della NGW. Perché lo si pensava? Beh, perché nell'ultima puntata di SmackDown si presentò Stone Cold Steve Austin, sferrando una stunner al Never Loser Tranky. Questo è tutto, staremo a vedere come si comporteranno i nostri beniamini per salvarsi. Sì, per salvarsi, perché chi perderà verrà assorbito. E a differenza della schifosissima Invasion del 2001, qui le due fazioni non scherzano. A dopo, con gli aggiornamenti sulla serata. From my chest, right here I confess.
way there was no reason. Bene, eccoci qui. Vi sta piacendo la serata? Dai, dai, su, fatevi sentire. I lottatori della WWE si stanno battendo come leoni, ma la NGW non scherza. Ora vi elencherò i match che verranno. Il World Heavyweight Champion Brock Lesnar contro l'NGW Champion. Austin Alexander contro l'Over the Top Alex. CM Punk contro un avversario scelto da The Rock. Il Never Loser Frankie contro Stone Cold Steve Austin. Tutti questi match dipendono per la salvezza, non c'è dubbio. Ma per alcuni è pura vendetta. Eccolo! Over the Top! The best, lui dice. Lo va a prendere, oh mio Dio, Powerbomb! Seed out powerbomb di uno sforzo incredibile di Austin Alexander, ma ce la fa. Bravo! Attenzione, perché Alex vola dalla terza corda insieme ad Austin Alexander. Un dai, gut wrench, un gut wrench suplex dalla terza corda. Bam! Questa fa male, raga. Bam. Ma dai, Alex, muoviti! Ti faccia rotta, sangue per Alex. Sangue per Alex. E stavolta gliela fa lui. Quella che mi ha fatto anche a me, ragazzi. Eccola. Spam! Cazzo, raga, questo è il momento decisivo! Gliel'ha schivato! Sfagliela! Ah, no! Ancora! No! Oh, German suplex! Mamma mia, di nuovo una... No, non lo lancia, lo sapevo. Aia. Non aiuta, raga. Sta mettendo a segno altre... Attenzione, Alex, dolorante la schiena. Male, raga. Infatti l'arbitro va a controllare Alex le condizioni. Lo faccio, no! Le la stessa gli ha fatto a Frank. È pronto, raga. Fidati, Alex, meglio questa che la mossa finale nel ring. Mamma mia, raga. Tento. Gliel'ha fatta, raga. No, gliel'ha schivata. Mamma mia, l'ho portato top stasera. Forse le corde aiutano. No. No, per niente, è l'over the top. Lo lancia, dai, per terra. Dai, leg drop. Guillotine leg drop. Dai. Bam. Oh. Ah. Questa va sempre a segno, raga. Il problema è con l'altra. Schienalo. Schienalo, cazzo. Schiena, prova. Prova sto schienamento. Uno. Due. Dai. Oh. Fai Pin. 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 Schiena. Schiena. Uno. Due. E tre, cazzo. Austin esce sconfitto, ma con una grande prestazione. Mamma mia, che mostro. Sì. Best in the world. O almeno così lui se la chiama. Regà, proprio The Rock, regà. The Rock è lui l'avversario di CM Punk. Prova a fargli Punk una lunganna. Non la like suplex. Punk lunganna. Niente, si libera The Rock. Vola si libera, attenzione. The Rock vola. Martello, è messo a terra, dai. Beh, spostato via The Rock, eccolo qua. Attenzione, Madonna. Falcon Arrow da parte di CM Punk. Eccolo qua, non dalla terza, terza corda. Terza corda, ora vuole volare lui al posto di Rock. Attenzione. Oh. No. Sharpshooter, raga. Sharpshooter. Okay. Sharpshooter da nulla, raga. Ma CM Punk si libera, raga. CM Punk si libera, infatti. Si libera, e infatti è fresco The Rock. Che cazzo fai? Attenzione! Una back body drop che lo spinge fuori! Oh, destro vuoto! Punk, sì, raga, che non prevede. Punk, Vedi, attenzione! Bam, forza, preso! Spybuster! No! No, raga! People's Elbow! Bam! Prova lo schienamento, The Rock, ora vediamo! Sì, ora sì! E... Uno! Due! Mamma mia! Ah, diving elbow smash. Ci prova, raga. Ci prova. Prima ci gliela schivata. Eccolo qua. Oh. Ci prova. Diving elbow smash, dai. Diving elbow smash. È andata a segno. Cazzo, go to sleep. Una go to sleep. No, evitata. Evitata The Rock. Evitata The Rock. Attenzione, raga.
No, io stavo a fare lo SmackDown! Attenzione, attenzione, perché la potrebbe fare adesso! Rock, infatti, Rock Bottom! Rock Bottom! Rock Bottom, regà! Lo porta al centro del ring! Lo è finita! È sì. Finita! Uno! Due! Tre! Eccolo qua, il campione World Heavyweight! Eh sì, regà! Conor McGregor! Oh, lo sta aspettando, Brock, eh? Lo sta aspettando! Bam! Attenzione, regà! Bam! Attenzione! Lo colpisce con questi destri sullo stomaco! Attenzione, attenzione, attenzione! Montato sotto il mento! Ma Lesnar... No, Lesnar è come se non l'ha sentito! E esplode il suplex! Mamma mia! Mamma mia! Così, oh! Così proprio! È quello che lo sta aspettando, regà! No, 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 ma regà! L'ha buttato, non gli ha fatto capire più niente! Oh, cazzo! Uno! Due! Mamma mia, Brock! Dai, Carnage! Dai, Brock! Tornato forza 5, regà! Mi sa che per... Addio, Conor McGregor è finita questa volta! Tornato forza 5! È andato a segno, eccolo con la schiena subito! Uno! Due! Tre! Dai, regà! Guardate intanto la faccia di Brock! E dai! Tornato forza 5! Tornato forza 5! Spam! E stavolta ha schienato, eh! Uno, due, tre! Brock Lesnar! Ecco! Il Never Loser! Eccoli, ragazzi, i fan della NJW! Un suplex, suplex da parte di Frankie! Ora provare, ok, neckbreaker! Non me l'ha fatta fare la doppia schivata, eh! Tiè! Guarda, raga, bam! 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 Pigne, bam! Terza, bam! Double Kimi Backbreaker! Backbreaker, dai! Attenzione! Spinebuster! Spinebuster! Stone Cold non si muove, raga! Molto più di lui fino a questo momento! Attenzione, colpisce i fianchi di Frankie! Frankie si rialza! Boom! No! Stone Cold Stunner evitata! Stunner evitata! Bravo! Evitata. Bravo! Non ce l'hai, ok, destro davanti, pelekick, pelekick. Spine Buster! Spine Buster! Regà, mamma mia. È finita per Stone Cold, è finita per la NJW. No! È finita, regà. È finita per la NJW. Stone Cold non è stato all'altezza dei suoi uomini. Assolutamente. Per niente, regà. Prova lo schieramento. Uno, due, tre, sei! La WWE regà. Si salva! Sì! La WWE si salva! La WWE è finalmente salva! 4 a 3!